Davanti a tanto dolore, il silenzio potrebbe oggi bastare. Il silenzio e lacrime dei genitori e di chi ha conosciuto ed amato Emilio, Pamela ed Emanuele. Il silenzio è davvero eloquente per una sofferenza così grande e così incomprensibile. Per un mistero così oscuro, per una morte che lascia tutti noi attoniti. Se però abbiamo il coraggio di rompere il silenzio, non è per pronunciare parole impotenti dinanzi all'enigma della morte, ma per lasciare oggi e sempre risuonare l'unica parola, quella di Dio, che è la parola di vita eterna. Anche noi oggi, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, camminiamo come ad Emmaus, col volto triste. La prima cosa è non aver vergogna di mostrare questa tristezza, tanta tristezza. Anzi, di avere il coraggio di mostrare il nostro dolore, la nostra incapacità di capire e di accettare, mostrare i nostri interrogativi. Perché, Signore? Perché si sono spezzate queste vite nel loro fiorire? Dobbiamo avere, carissimi fratelli e sorelle, il coraggio di dirlo al Signore, che Egli chiede e vuole sapere. Se Cleopa e il suo compagno gli avessero nascosto la loro tristezza, il loro dolore, egli forse non si sarebbe accostato a loro. Se non gli avessero parlato francamente, egli non si sarebbe messo a parlare con loro. Questo, in fondo, è la prima consolazione che ci viene dalla fede. Dio è uno a cui possiamo mostrarci col volto triste, rigato dalle lacrime. È uno a cui possiamo dire, come le sorelle di Lazzaro: Signore, se tu ci fossi stato. È uno a cui possiamo dire tutta la nostra tristezza, la nostra incomprensione, la nostra rabbia. Ed è questo che oggi facciamo, senza cercare risposte preconfezionate o palliative. Camminiamo tutti col volto triste e glielo diciamo con franchezza, senza timore: se tu, Signore, fossi stato presente. E siamo certi che anche noi succede quanto è successo a Cleopa e all'altro amico che lo accompagnava. Il Vangelo ci dice solo il nome di Cleopa, l'altro nome è il nostro nome, è il nostro il nome di questi nostri fratelli. E a ognuno di noi, mentre camminiamo insieme, il Signore si avvicina, è il divino viandante, non tanto per spiegarci qualcosa o il senso di quello che è accaduto o per scegliere Lui dove essere diretti, ma soltanto per camminare accanto a noi, accanto a voi, carissimi genitori e familiari, camminarvi per sempre. Questa è l'ulteriore consolazione della fede che si svela a chi riesce veramente a credere. Abbiamo pensato a un Dio che si fa nostro compagno nel cammino, anche in queste ore tragiche. Ed è dolcissimo il passaggio del Vangelo che afferma: fece come se dovesse andare più lontano. E intanto nel cuore Gesù desidera che i due apostoli, come ognuno di noi deve fare, lo invitino a restare. Invitiamolo anche noi oggi, perché ne abbiamo davvero bisogno. Resta con noi, Signore, perché si fa sera, il giorno declina. Resta con noi, perché non capiamo. Resta con noi, perché il peso è troppo grande. Anche io lo dico con voi: resta con noi, perché io non so che cosa bene dire dinanzi a tanto dolore. Ma non importa
le parole che io dico d'oggi. Importa solo che tu, o Signore, ti affianchi a noi, che tu continui a camminare con noi. Forse oggi il dolore è troppo forte, troppo intenso per avvertirlo, ma domani anche noi ci accorgeremo. Non ardeva forse il nostro cuore nel petto mentre camminava con noi? Eppure continuiamo a chiederci perché sia possibile che in un attimo svaniscano sogni, progetti, sacrifici. È possibile che in un istante siano annientati l'amore ricevuto ed offerto, le gioie e gli slanci di queste giovani esistenze. È possibile che si possa cancellare per sempre la vita di questi giovani. Noi sentiamo che se la nostra esistenza finisse con la morte, se le nostre speranze fossero destinate al nulla eterno, se i nostri passi terreni, incerti, faticosi e lenti, stanchi, scivolassero in un abisso oscuro, la vita intera perderebbe ogni senso. Lo dico a me, lo dico a tutti quanti noi, soprattutto ai giovani. In verità siamo nell'immenso abbraccio di un padre che ci attende per sempre, donandoci una vita senza fine e risorto che ci precede nel tempo e nella storia. Quello di Dio è un amore che travolge la morte, va al di là della morte. Se già il Cantico dei Cantici dice forte come la morte e l'amore, pensiamo all'amore di questi giovani, l'amore carico di progetti e di attese, ma sappiamo che noi cristiani che è più forte della morte è l'amore, perché è l'unica realtà che rimane per sempre, l'amore di un padre e di una madre verso i figli, l'amore di una comunità che soffre insieme con loro. Tutto passa, tutto scorre, ogni cosa viene sequestrata da questo varco oscuro che è la morte, una porta sbarrata per il ritorno di chi ci ha lasciati. Tutto passa tranne l'amore, perché Dio stesso è amore. Forse lo sentiremo ancora ardere nel cuore, questo amore, quando anche oggi, anche qui, cari fratelli e sorelle, il Signore ritornerà a spezzare il pane su questo altare, pane che è comunione con te, o Gesù, pane che ci mette in comunione tra fratelli, anche quelli che amiamo, e come questi tre fratelli, Emilio, Pamela ed Emanuele, ci sono stati torti. Il pane spezzato dal risorto ci è dato come un pane che ci accompagna nel cammino, che ci sostiene, ci alimenta. È un viatico che dà forza al nostro faticoso pellegrinaggio di stranieri su questa terra. Un unico pane, un'unica comunione, perché in te, Signore, nessuno è distante, nessuno è perduto. Addio Emilio, addio Pamela, addio Emanuele. Contiamo di rivederci tutti in paradiso, sotto lo sguardo della Madre di Dio. Vogliamo ancora di più rinnovare il nostro impegno per una vita carica di prospettive, carica di gioia, che voi ci avete testimoniato. Il Signore sostenga tutti quanti noi, stia accanto ai genitori innanzitutto, ai fratelli, agli amici, a questa città, a ognuno di noi, alla nostra Chiesa, perché ci dia il coraggio e la determinazione di guardare con fiducia, malgrado il silenzio di quest'ora, il nostro comune futuro. Sia lodato Gesù Cristo.